Ehi ragazzi, qui con voi c'è Frostinox. Oggi, in questo video, tratteremo di uno dei misteri più popolari nella storia dei cartoni animati, ovvero Red Mist Squidward, una storia horror nata dal cartone animato SpongeBob, basata sul calamaro Squiddy, un suo forse amico? Non si sa. Sapete com'è questo personaggio? Ma venendo alla creepypasta, vi faccio un piccolo riassunto. Si dice che anni fa, nel 2010, uno che lavorava nella Nickelodeon l'avvistò tra le cose di SpongeBob e trovò un episodio molto particolare, mai pubblicato. Lui ed altri collaboratori decisero di darci un'occhiata, e ciò che videro era un Squiddy suonare il clarinetto. I suoi vicini di casa, Patrick e SpongeBob, lo stavano guardando mentre si esercitava, mettendosi continuamente a ridere. Lui invitò i ragazzi, urlando contro, di smetterla con quelle risatine, che non erano affatto divertenti. Poi i due se ne andarono, forse rattristiti dopo la sgridata di Squiddy. Allora lui ritornò ad esercitarsi, per poi cambiare scenario, finendo ad un concerto. Al concerto lui si mise a suonare il clarinetto, strumento molto amato dal nostro caro calamaro. E come finì di suonarlo, ci fu un momento di silenzio. L'inquadratura andò sul pubblico e tutti iniziarono a urlargli contro dopo un momento di silenzio. Ma la particolarità è che tutti avevano gli occhi rossi, grandi e un po' realistici, che rendevano tutto inquietante. In mezzo al pubblico avevamo anche SpongeBob, proprio al centro, anche lui deluso dal suo amico. Squiddy uscì da lì, era impazzito del tutto. Andò triste a casa sua e iniziò ad avere uno strano aspetto, ancora più inquietante di quello che avevano i suoi spettatori al concerto. Successero molte cose brutte che non sto manco a dirvi, per poi col finire dell'episodio. Chiaramente è solo una creepypasta questa, non esiste un vero episodio dove vengono trattate queste cose inquietanti. Però, nel 2019, in un episodio delle nuove stagioni del cartone animato, troviamo una cosa molto inquietante e che fece il giro di internet. Quando tutti la notarono, ovvero un riferimento a questa terribile storia, il web iniziò a divulgare questa notizia. Allora, siamo in episodio in cui la trama segue SpongeBob e Squiddy, mentre esploravano una città che non rispetta la logica del loro mondo, come se il loro mondo avesse una logica, come il fuoco sotto l'acqua o il mare nel mare. A un certo punto appare una fila di porte. Squiddy inizia ad aprire le porte che gli capitavano davanti. E poi, a caso, iniziarono ad apparire delle loro versioni alternative. Squiddy aprì la prima porta, poi la seconda. Apparirono delle loro versioni strabizzarre, e per poi aprire la terza porta, dove ciò che potevamo vedere era la camera di letto di Squiddy. Ma poi, dopo qualche secondo, apparì qualcosa di molto più inquietante, ovvero una terrificante rappresentazione di Squiddy, con occhi rossi, realistici e lacrime nere. Con un urlo che si sente sullo sfondo, stra-agghiacciante, Squiddy, spaventato, sbatté la porta. Questo era un chiaro riferimento alla creepypasta, dato che quella scena avvenne nella camera di Squiddy e i tratti facciali di quel riferimento erano simili alla versione originale. Il perché i creatori abbiano incluso una cosa del genere non si sa, dato che rimarrà pur sempre una cosa molto inquietante. Ditemi cosa ve ne pare di questa storia terrificante. Bene, il video finisce qui. Lasciate like, soprattutto iscrivetevi e condividete. Scrivete un parere nei commenti e alla prossima.